Bentornati qui al AI Summit di Londra. Facciamo questo video in italiano perché siamo con Walter Riviera, che è il responsabile EMEA per la parte AI tecnica di Intel. Ciao Walter, grazie per la tua disponibilità. Grazie a voi. Allora, Walter è qui con tutta la rappresentanza di Intel, hanno uno stand fighissimo. Se siete ancora in queste ore a Londra, passate da qui dall'AI Summit e sei stato anche speaker oggi, poco fa, no? Di che cosa hai parlato? Raccontaci un po', un piccolo assunto di quello che è stato il tuo intervento. Ma ho parlato del Federated Learning, che è questo approccio innovativo per riuscire a sfruttare dati protetti giustamente da regole tipo la GDPR in Europa al servizio di intelligenza artificiale. Quindi come possiamo sfruttare quell'informazione e quel succo informativo contenuto in questi dati protetti pur rimanendo assolutamente rispettosi delle leggi in loco. Che è un tema assolutamente approcciato e da noi trattato più e più volte, soprattutto se sei uno degli iscritti alla AI Play, quindi ci fa molto piacere avere qui con noi un rappresentante forte di questo tema. Ma invece Walter, vorrei chiederti, con Intel qui, voi vi occupate di intelligenza artificiale non solo, ma insomma siete leader nell'ambito tech, qual è la soluzione o insomma, il tema del vostro della vostra presenza qui all'AI Summit. Ma sono tante le iniziative che Intel ha fatto in intelligenza artificiale e continua a fare, sono innumerevoli. Si parte sia dal software, dall'hardware. Dal fine 2017 Intel non si definisce più una CPU-centric company, ma si definisce una data-centric company, proprio perché c'è bisogno di abbracciare questa rivoluzione che l'intelligenza artificiale ha portato, non solo con la computazione, quindi processori più potenti e dispositivi diversi a seconda del caso d'uso, ma anche per supportare la data ingestion, quindi come si fanno ad acquisire dati in maniera più veloce, a processarli, a mantenerli in ambienti sicuri. Quindi davvero tante iniziative, alcune delle quali sono esposte nel nostro booth, e una che mi tocca particolarmente è quella sull'accelerazione sulle CPU, che stanno raggiungendo delle performance abbastanza incredibili, Wow. e l'altra è quella per la detection del COVID, quindi come trovare il COVID in 20 secondi, abbiamo una risposta grazie alle FPGA. Wow, davvero super interessante, non avevamo dubbi. E Walter, invece, ultima domanda. Tu sei il capo EMEA della parte, quindi tecnica ed AI. Se ci vuoi dare un tuo punto di vista, ecco, sull'Europa, su come vedi lo sviluppo dell'Europa e su quelle che sono le iniziative che Intel sta portando avanti, che sono tante, lo sappiamo. Ma Europa, secondo me, da cittadino europeo, secondo me ha fatto i passi più ambiziosi e che secondo me ripagheranno nel lungo raggio. L'introduzione del GDPR è una cosa di cui io sono un grande fan, ci saranno evoluzioni, però è sicuramente la direzione giusta perché mostra il rispetto che viene dato a questi nuovi bisogni, che sono quelli dei dati. Dall'altro lato, Intel crede fortemente nell'Europa, crede fortemente nell'innovazione tecnologica in questa regione del mondo. La dimostrazione sta nei 20 miliardi che ha appena investito per costruire una manufacturing fab, per costruire dei processori direttamente in Europa, che sarà dislocata su varie aree. Ci sarà un centro di eccellenza di high performance computing, quindi supercomputer in Francia, che si dedicherà anche all'intelligenza artificiale, e altri distretti un po' in giro per gli altri stati europei. Comunque questo è il grande commitment e noi non vediamo l'ora di costruire una strategia sempre più con sempre più focus sull'Unione Europea. Ottimo, e noi a questo punto, Walter, ci salutiamo con un arrivederci, prossimo arrivederci, così magari ci racconti anche i prossimi step di come sta andando lo sviluppo di tutte queste attività che Intel sta portando avanti anche qui in Europa. Intanto, per il momento, qui dall'AI Summit con Walter, noi vi salutiamo, grazie Walter, Grazie a voi. e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!